parlo dal Cinema Principe di Firenze, dove prosegue l'escalation del film Che bella storia alla vita. Abbiamo riunito prima dell'ennesima proiezione la protagonista assoluta del film, la signora Sandra Milo, accanto a lei il regista Alessandro Sarti, e all'altro mio lato il protagonista maschile del film, Roberto Caneschi, che ha ispirato anche il soggetto del film, tratto da una sua vicenda umana. Direi, anche per cavalleria, di iniziare subito con la signora Milo. Ti aspettavi in Toscana, grazie a questo film, un abbraccio così forte e continuo dei tuoi conterranei? È stato bellissimo ritrovare proprio la terra dove ho vissuto da bambina e dove ho provato tante emozioni, tante cose, tante gioie, dove sono vissuta con la mia famiglia. È stato bellissimo. Ed è anche una bella storia. Io non è che sono la protagonista del film, io sono una figura gentile nel film che ascolta e segue questa storia, che è molto bella e che è estremamente incoraggiante, no? Perché ci insegna l'attesa, che l'attesa è anche speranza, e finché si spera in qualcosa, si aspetta qualcosa, la vita è sempre interessante. E sentiamo il commento anche del regista Alessandro Sarti. Abbiamo detto un'escalation continua, perché noi abbiamo seguito con la nostra emittente diverse tappe, ma alcune non le abbiamo potute seguire, quindi vorrei soprattutto che tu comunicassi ai telespettatori quali saranno i prossimi appuntamenti. Allora, con quella di oggi è la decima proiezione, ma oggi ufficialmente è la prima fiorentina, e credo senza tanti discorsi non ci sia un cinema più adatto che il Cinema Principe, che per antonomasia non si chiamerebbe Principe. Racconta la storia non soltanto dell'identità di questa città, ma insomma anche di un luogo straordinariamente bello, dove i grandi nomi, i grandi registi, i grandi attori riescono ad arrivare fino a qui e danno il via a questo percorso del cinema in maniera straordinaria. Siamo felici già per questo. Quindi questa è la prima fiorentina, la decima proiezione con tutto esaurito. Ancora non sono sceso di sotto, ma vedendo e sentendo il brusio e il rumore delle persone, tutto fa ben sperare. E le prossime proiezioni gireremo in lungo e in largo la Toscana. Ovviamente rallenteremo nel periodo estivo, perché i cinema in estate sono meno indicati, chiudono, le persone pensano più ad altre mete, però partiremo già con il Cinema Sotto le Stelle, da Montelupo, in tanti luoghi belli e importanti della Toscana, per poi ripartire in tutta Italia da metà settembre in poi. Per cui questo percorso lo vogliamo fare in tutta Italia, perché per raccontare a tutti davvero che la vita è una bella storia. Ci siamo divertiti tantissimo e ringrazio Sandra Milo, Roberto Caneschi, che mi ha dato questa opportunità, perché è davvero stata una bella avventura, anche faticosa ma molto bella, girando in lungo e in largo il Chianti e la Val di Sieve, con un affaccio straordinario sulla città più bella del mondo, Firenze. Dobbiamo essere velocissimi, perché Alessandro Sarti ancora non lo sa, ma noi veniamo dalla sala, che è già stracolma di pubblico. Ci sono tantissimi degli attori protagonisti, la maggioranza, e però ovviamente prima di scendere giù per la presentazione, che sarà effettuata dal famoso critico cinematografico della Nazione Giovanni Bogani, che è qua vicino a noi, però dopo sarà lui il protagonista assoluto della presentazione del film, con Roberto Caneschi è doveroso una domanda, di chiedere se lui, quando ebbe l'idea di questo film, si aspettava un successo così clamoroso. Assolutamente no, assolutamente no. Io sono partito, come ho detto più volte, con una spalla che è Sergio Forconi, il mio carissimo amico. Pensavo di fare qualcosa di un sogno che avevo nel cassetto, ma che mi potevo tenere per me. Pensavi a questa dimensione cinematografica così compiuta? Diciamo, era un modo per farlo conoscere sì al pubblico, ma mai mi sarei immaginato che la mia storia, e lì ringrazio Sandra Milo, ringrazio il regista Alessandro Sarti, che hanno creduto in questa mia storia. È una storia che mi è accaduta tanti anni fa e che io ho tenuto nel cuore per tanto tempo, e che oggi è venuta fuori. E devo dirvi che ogni volta che vedo, è la decima proiezione, sono convinto che mi commuoverò anche stasera. Quindi devo dire grazie a tutti questi bravissimi attori, perché Alessandro Sarti ha scelto veramente una squadra meravigliosa. Grazie a Sandra Milo, che, come avete sentito dalle sue parole, ha creduto veramente in questo film.
Io ero convinto che mi dicesse per altri motivi: bravo Robertino, sei stato bravo. Mi diceva sempre così per incoraggiarmi. Ho capito dopo che me lo diceva con il cuore, me lo diceva con verità. E quindi devo dire, guardate questo film perché è simpatico, è una bella storia, è una storia di vita che è accaduta e che vi ritroverete portandovi a casa qualcosa sicuramente. E se lo garantisce Sandra Milo, che è una donna ormai notoriamente, storicamente sincera, perché ha affrontato tante bufere proprio per aver detto la verità, sempre su tante situazioni non spesso comode. Ora la linea la prenderà il nostro collega e amico Giovanni Bogani, che presenterà al pubblico, credo, anche gli altri protagonisti del film, e quindi continuate a seguirci e poi soprattutto continuate a seguire la programmazione del film e andate a vederlo dove vi capiterà prossimamente. Ecco, è una serata fantastica questa, perché è molto molto speciale. Non sto a dirvi qual è l'ospite d'onore di questa serata, tra poco ci raggiungerà sul, diciamo, sul palco del Cinema Principe. Noi ringraziamo stasera il Cinema Principe, che accoglie questa anteprima serentina del film Che bella storia la vita. E come si sente a tornare nella sua Toscana? Perché lei, non tutti lo sanno, ma insomma l'adolescenza l'ha vissuta in Toscana, a Vico Pisano. Beh, è una cosa estremamente emozionante, grazie. Perché io qua ho vissuto la prima infanzia, l'adolescenza, tutta la guerra, e sto scrivendo un libro per la Mondadori che si chiama La strega bambina, e comincia il mio racconto comincia proprio dalla Toscana, e ci sono dei racconti straordinari, perché con eventi straordinari, personaggi straordinari. Infatti la Mondadori mi dice che la parte più bella del libro è proprio quella della prima parte della mia vita, dove parlo di queste cose. Lei è anche una brava scrittrice, tra l'altro. E lì mi sono formata, e credo che in questa terra, proprio qui, ho conquistato una forza che oggi, ecco, non ho nessun pudore a confessare di sentirmi una donna molto, molto forte, che non ha più paura di niente. E mi sembra una cosa fantastica, bellissima. In questo film, tra l'altro, facciamo subito, diciamo, salire, anche se non c'è un vero e proprio palco, un caro amico, un grandissimo attore, a cui Alessandro Sarti ha dedicato un film e un libro, ovvero Sergio Forconi. La prego di raggiungerci. Eccolo là. Caro Sergio, siamo felici anche perché con Sandra Milo avete fatto un duo formidabile. Prego, vieni dove vuoi tu, diciamo. Alessandro, com'è stato dirigere, diciamo, questi due fuori classe e poi una serie di attori fantastici, uno dei quali tra l'altro hai accanto a te, ma che è anche l'ideatore del progetto? Com'è stato organizzare questa squadra? Beh, devo dire che l'ho scelta, per cui poi alla fine qualsiasi tipo di problema mi si sarebbe venuto a creare era un problema mio, per cui quando li ho scelti bene. Sono stato attento a quello che Roberto mi ha raccontato nella sua storia, nel trarre poi la sceneggiatura, il soggetto, la sceneggiatura, per capire chi fosse davvero la scarpa giusta, il personaggio che appieno poteva ricoprire quel ruolo. Perché di amici attori ne abbiamo tanti, ma se non c'è spazio per tutti dobbiamo scegliere quello che in quel momento ti serve, perché deve davvero fare il suo. E io li vorrei subito qui con me, perché quelli che ci sono li ho scelti, e come ha detto tante volte il carissimo amico Leonardo Pieraccioni quando parla del ciclone, ecco, quelli che ci sono stati ci dovevano essere. E io gli copio questa massima, perché in realtà poi alla fine non c'è stata una seconda scelta, una seconda serie. Tutti, dal primo all'ultimo, dalla più piccola delle comparse
al più importante dei protagonisti che sono stati sul set, dovevano essere in quel posto e fare quella cosa, altrimenti non c'è stato. Ecco, a volte può capitare l'imprevisto, l'attore si ammala, si cambia, nel film succede di tutto, in questo caso non è successo. Allora Alessandro, e sono felicissimo. Proviamo a chiamarli un po' insieme, io parto dagli estremi. Vai. Giuditta Niccoli, Gabriella Ceccherini, Gabriella, io parto da estrema sinistra, bravo, poi vado un po' a capo, Bruno Santini, perché era con un posto vagante da Jolly e quindi meglio di tutti sta qui sul palco. Patrizia Ferretti. Il grande Calonaci, che ha la voce più bella di tutto il film, un baritono. Attenzione, il film parte da una storia che narra un personaggio, Paolo. Paolo, da lì si snoda tutto, perché poi tutto segue un filo logico del film, e ci abbiamo Maurizio Pistolesi. È l'unico che non ha il suo nome nel film, perché lui si chiama Paolo. Gli altri hanno tutto il suo nome di battesimo. Come mai hai scelto di chiamarli tutti con il loro vero nome nel film? Perché non fa confusione? Perlomeno, l'ho già fatto in un altro film, a eccezione di quello di Leonardo, che dovevo seguire il filologico della storia. Ma perché è bello, perché da grandi potranno dire che io, da grandi, quando diranno che io ho fatto un film, dice che cosa ti ha interpretato? Il mio nome, me stesso, e quindi poi viene anche, è anche più bello. E poi non ci si sbaglia a chiamarli durante il set, perché ci sono alcuni di una certa età che ogni tanto si dimenticano le cose. Giovanni Lepri! Prego, venite anche di qua, se no siamo sbilanciati. Poi io devo chiamare anche Lorenzo Provvedi, che mi aiuterà a farvi delle domande, perché è un attore, un bravissimo allievo della scuola Immagina, credo che sia da qualche parte qui. Se è da qualche parte qui, gli chiediamo di venire. Nel frattempo chiamo un'altra bellissima attrice protagonista, Raissa Moretti. E ancora Valerio Ranfagni. E ancora, ma non per ultimo, Gabriel Gori. Grande Gabriel. Benvenuto. E poi ci abbiamo il mio collaboratore personale, che lo vedo in sala, Damiano Massai. Vieni Damiano. Ci sono altri attori che non vedo in sala? Ah, Massimo Romualdi. Venite, accomodatevi. Ci vuole un grand'angolo eccezionale per il fotografo, venite qualcuno, anche dalla parte Valerio, di qua. Valerio, anche per un discorso di equilibrio, prendi il posto alla tua sinistra, da quella bella figliola, va di là. Ecco. No, va di là. Non, non ti ascoltano, come prego. Vai di là. Vai. Intanto eccoci, io chiedo a Sergio Forconi come è stato lavorare nuovamente con te, Alessandro, gli prendo il microfono, ti prendo... Sergio, com'è stato? Tu sei anche è il tuo biografo, perché ha scritto un libro su di te. Io praticamente sono stato più in questi ultimi anni più con lui che con la mia moglie. Questo non so se è un bene. Non lo so. No, che c'entra una cosa diversa. Certo. No, è bene, uno si fraintenda, qui siamo... No, la UCE c'è la mia figliola... Quindi c'è stata una sintonia perfetta, insomma, ecco, io gli raccontavo le cose quando ha scritto il libro, io gli raccontavo, lui le scriveva, poi io mi chiamava, poi lui andava a informarsi per conto suo sui social, no? Sì, sui social, certo. mi chiamava, mi diceva, ma te ti ha fatto anche questo e questo? Sì, mi pare di sì, gli dicevo, ma come ti pare di sì? Sì, ho fatto tante di quelle cose che non sì, te le infatti, ricordi. Infatti più. Io non me le ricordavo. Infatti al libro già finito mi disse, mi rammento 8 film. Dice, ti ha fatto anche questi? Dico sì, tanta ragione. Ci vuole la seconda edizione. Come si fa? Dice, aggiungi l'edizione. E con Sandra come vi siete trovati? Con Sandra magnificamente, in una maniera magnifica, veramente. Abbiamo quelle poche battute che abbiamo avuto insieme. Siamo trovati subito come se si fosse recitato 10 anni insieme, insomma, ecco, veramente. Sandra, senza dire nulla del film, però lei ha un monologo bellissimo in cui parla della vita dentro il film, che è una cosa che quando la si vede non si può rimanere indifferenti.
Per lei com'è stato, diciamo, prendere parte a questo monologo, cioè dare vita a queste parole, raccontare un po', diciamo, che bella storia è la vita, appunto? Innanzitutto mi piacciono molto le cose nuove, diverse, sperimentare, fare cose. Ed è stato bellissimo perché questa è una storia vera e che è stata interpretata per la maggior parte da attori, cioè da persone vere, cioè quelli che l'hanno veramente vissuta. E poi io mi sembrava una storia giusta da raccontare in questo momento, no? Un momento in cui siamo così un po' sfiduciati, il Covid, la guerra, il lavoro, una certa la povertà anche che c'è in molti ceti, molti ambienti, no? E, per cui ci ha reso tutti un po', come dire, un po' quasi rassegnati a non aspettare, a non sperare più in niente. Ma invece la vita è proprio questo, l'attesa, la speranza. Domani sarà un altro giorno, avverranno cose meravigliose e molte volte avvengono veramente. Allora ecco, il merito maggiore di questo film, che Alessandro ha saputo cogliere così bene con la sua sensibilità particolare, ma anche Roberto, che è un uomo anche lui sensibilissimo, hanno saputo esprimere, cioè raccontare proprio l'attesa, la speranza, c'è ancora modo di vivere, di avere, di bisogna non perdere assolutamente questi sentimenti, no? Perché quelli che ci portano avanti e che ci rendono meravigliosa la vita. È meraviglioso quello che dice. Per Roberto, che è poi la base di tutto, che cosa è stato? Vorrei, mi devono scusare, abbiamo un attimo saltato il cerimonio, ho visto in sala perché un rappresentante del Comune di Firenze, Mirko Ruffilli, vorrei un attimo, e Massimiliano Pescini, consigliere della Regione Toscana, per cui quando le istituzioni non ci sono ci si lamenta, quando ci sono perlomeno salutiamo. Prego, allora venite alla nostra sinistra di qua, se no attraversate il palco, no, bentrovati. Bentrovati. E grazie di essere con noi per l'ennesima volta, perché insomma, oltretutto Mirko Ruffilli su quella bellissima terrazza insieme a Wikipedro fa un cameo. Sì, perché c'è un cameo di chiunque praticamente, c'è anche Wikipedro che è un personaggio famoso del YouTube. Dunque, dicevo, Roberto, nasce tutto da lei, dalla sua vita, dalla sua storia personale, e poi però è diventato anche attore, quindi com'è stato infilarsi in questo ruolo nuovo, raccontare se stesso ma mettersi in scena? È stato drammatico, bellissimo, oggi si può dire per la, diciamo, l'affluenza di queste, è la decima serata questa, tutto pieno. A Firenze è la prima però. No, sold out a me non piace, tutto pieno. Grazie, qui mi fanno parlare inglese, ma che... io ringrazio la produzione, il 51% film e produzioni, con Cristina Fiorini che non c'è, è a Milano mi sembra, per lavoro. Cristina, non c'è? C'è. C'è Antonio. No, io conosco la Cristina, gli uomini un po' meno. Grazie a loro, scusate, un po' di divertimento. Ringrazio tutti questi grandissimi attori, sono diventati degli amici. Per me ormai sono nel mio cuore, come è sempre stato il mio amico Sergio Forconi, perché è partito tutto da lui. Da un gioco, eravamo in macchina, si scherzava, gli racconto una mia storia avvenuta 20 anni fa, e mentre si parlava, ma qui ci si potrebbe fare un film. Questo film, eccolo qua, stasera lo vedrete, non sto a dilungarmi. Non diciamo nulla del film, è bene vedere il film. Ringrazio lei, soprattutto sì. L'ultima, la signora Milo, Sandra Milo. Io fategli un applauso, guardate, perché per me ogni volta che ci incontriamo lui mi dice: Robertino, ma stai tranquillo. E non posso essere tranquillo, sono sempre emozionato. Come si fa a leggere la vita di questa signora e pensare di averla avuta accanto ormai per abbastanza tempo, no? Un anno. Va bene.
godetevi il film, spero che vi piaccia. Roberto, la storia del film inizia adesso praticamente. C'è stata una presentazione in regione con Eugenio Gianni, c'è stata una presentazione nel Chianti dove è stato in gran parte girato, però insomma Firenze comincia a goderselo adesso. E io volevo chiedere a Sergio una cosa e poi un po' a tutti. Sono giorni anche un po' complicati perché abbiamo perso un grande attore e regista che abbiamo amato tantissimo, che è Francesco Nuti. E per tutti noi spettatori è stata una perdita enorme, poi per quelli che l'hanno conosciuto ancora più grande. E proprio ieri sera la TV mandava in onda Madonna che silenzio c'è stasera, che è il suo primo film da singolo di Francesco, e c'eri tu dentro. Quindi in quella Prato un po' disadorna, un po' notturna, un po' diversa dal solito, tu eri uno dei protagonisti, quindi tu hai conosciuto Francesco quando aveva poco più di 20 anni. Che cosa ti ricordi di Francesco? No, di Francesco mi ricordo di quando andavo a vedere gli spettacoli con loro, loro tre, Giancattivi, Alessandro Benvenuti, Atina Cenci e Francesco, e andavo a vederli nelle varie piazze, nelle varie feste, e quindi li conoscevo di già, insomma. Poi è venuto il film, è venuto questo Madonna che silenzio c'è stasera, è stata una festa per me, perché lavorare con Francesco era un bel sogno, insomma, ecco. Io ero alle prime, insomma, mi ero affacciato da allora nel mondo del cinema, quindi è stato bellissimo, ci siamo divertiti tanto, perché poi io faccio quella parte, sembro invece che sia lì per fare qualcosa, invece io no, cioè, è il pendolare che torna dal lavoro e cerca la spalla per addormentare, per dormire, insomma, ecco. Hai paura sempre si equivochi. Sì, no, infatti qualcuno mi ha detto tizza, no, insomma, uno la prende come vuole, no? Io so soltanto che per me è stato un grande piacere averlo conosciuto, e devo dire che con la sua dipartita il cinema italiano ha perso un grande protagonista. Questo purtroppo, purtroppo lo aveva perso da tempo, ma ora, come dice Giovanni Veronesi, ora ha smesso di soffrire lui, ma comincio a soffrire io, e che è una cosa che tutti viviamo. Anche Gabriella vedo che annuisce. Gabriella, che ha una grande umanità, tra l'altro si vede nel film. Il film ha una grande caratteristica, rivela l'umanità di tutti i personaggi, tutti gli attori. Non so se tra l'altro avevi preparato una slide dedicata proprio a Francesco Nuti. No, sì. La slide è stata messa proprio perché questo film, la prima di Firenze, la prima, diciamo, della città che lo ha visto anche salire dopo Prato sui palchi delle feste dell'Unità, in questi luoghi delle case del popolo, è collocata subito prima della partenza del film, come se fosse un proseguo. Cioè salutiamo Francesco e parte il film, perché lui avrebbe voluto sicuramente così. Faremo un grande applauso, ma tutti noi lo stiamo pensando e forse anche ringraziando per quello che ci ha regalato. Un applauso a Francesco, perché è stato grandissimo. Poi non soltanto comico, era sentimentale nel suo cinema. Faceva un cinema molto bello, molto con dei movimenti della macchina presa bellissimi, ma con delle storie romantiche, con delle storie forti, che scriveva insieme a Giovanni Veronesi per tutti i primi 10 anni. E poi aveva questo personaggio che era un po', ripensandoci, cepliniano, con la giacca troppo larga, quei riccioli, quel modo di camminare, sempre solitario, anche quando era con le donne più belle, vedevi che c'aveva una malinconia, una qualche cosa che lo portava lontano, lo portava fuori. E questo dolore forse che lui aveva è quello che si è portato dentro veramente, c'aveva come un'ombra nella sua vita che poi lo ha mangiato, lo ha dominato. Quindi non soltanto comico, aveva anche dei grandi chiaroscuri, e ci ha dato proprio per questo grande tenerezza e grande amore, diciamo, a noi. Grazie Francesco, grazie direi a tutti voi, ad Alessandro, a Sandra Milo soprattutto, a Sergio Forconi, Gabriella Ceccherini,
Roberto Caneschi, Alessandro Calonaci, Bruno Santini, tutti quelli che mi dimentico, Pistolesi, insomma tutti quelli che non riesco a nominare, prego. Dopo ci sarà modo di fare le fotografie con tutti loro, di firmare gli autografi, di prendere il materiale che abbiamo fatto, addirittura il film è accompagnato da una pubblicazione, perché tanto bella e curiosa è stata questa avventura e questo viaggio, perché Roberto un po' ci ha fatto anche penare, arrabbiare, ma la produzione in quel di Nipozzano, con un affaccio bellissimo fra spaghetti e tortellini, è riuscita in qualche modo a farlo recitare, e lo ha fatto anche bene, perché poi quel neorealismo è venuto fuori alla perfezione, secondo il mio giudizio, poi spetta a voi giudicare. E durante questo lavoro abbiamo detto, ma ho tante belle notizie, e poi, scusate, ma quante volte può capitare nella vita di pescare il jolly e di fare un film con Sandra Milo? E quindi, magari vi capita, ora ne fai il sequel. Non mettiamo limiti alla provvidenza, ma intanto io l'ho portata a casa 1-0, poi certo. Si starà a vedere. Poi ora c'è il secondo tempo, magari fai una serie comunque, per Netflix. No, c'è una pubblicazione, un bel libro dove Sandra Milo scrive di pugno anche la sua presentazione. Saluto anche Giuditta, saluto Lorenzo Provvedi e ringrazio il cinema, tra l'altro, Francesco Rinaldi, e stasera il cinema che ci ospita. Grazie. Direi buona visione. Grazie.